Benvenuti all'Open Day virtuale del Dipartimento, dei corsi di studio del Dipartimento di Scienze Giuridiche. Io sono Laura Calafà, presiedo il Collegio Didattico di Giurisprudenza. Oggi ho il compito di passare la parola ai colleghi che vedete qui oggi alla nostra presentazione. Intanto, direttore di Dipartimento, il professor Stefano Troiano, cui passo subito la parola per un saluto. Buongiorno a tutti, grazie di questa possibilità, opportunità di presentazione dell'offerta formativa del Dipartimento di Scienze Giuridiche. Come Laura Calafà ha anticipato, io sono il direttore di questa realtà che rappresenta gli studi giuridici nell'Ateneo Veronese da ormai diversi anni, prima come facoltà di giurisprudenza, oggi come Dipartimento di Scienze Giuridiche. Naturalmente vi do un benvenuto che oggi purtroppo solo virtuale, sperando che in tempi ragionevolmente brevi si possa tornare tutti quanti a incontrarci anche in presenza e quindi ad avere la possibilità di mostrarvi anche fisicamente la nostra sede, che è molto bella, molto accogliente, e anche conoscervi personalmente e far a voi conoscere i nostri tanti docenti, personale tecnico-amministrativo, personale informatico che lavora ogni giorno per consentire a questa università e a questo dipartimento di portare avanti la sua missione. Io mi fermo qui perché per ora mi limito solo al saluto, poi riprenderò la parola per presentare un aspetto particolare di grande novità nella nostra offerta formativa. Come a breve vedrete, vi sono delle novità significative, in particolare un nuovo corso di laurea che poi presenteremo. E poi c'è tutto ciò che è consolidato negli anni e che con orgoglio vi presentiamo. Grazie. Grazie, grazie direttore. Ci fanno sapere che dobbiamo avviare lo streaming. Eccolo qui, poi lo recupero io mentre i colleghi Ma dobbiamo stanno. ricominciare forse allora? Ma no, io direi che possiamo continuare. Se lo recuperano, hanno scritto le colleghe che lo recuperano dal video della cartella personale. Per presentare i corsi di studio, chiederei quindi alla collega Francesca Ragno, perché il nostro programma era appunto di partire dal corso di studio, la laurea magistrale in giurisprudenza. Prego. Sì, grazie, buongiorno, bentrovati a tutti. Purtroppo la modalità non è di quelle più interattive possibile, ma cerchiamo comunque di avere uno scambio. Ringrazio la professoressa Calafà per avermi dato la parola. Il mio compito oggi sarà quello appunto di presentarvi il corso di laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza. Eccolo qui, spero che riusciate a vedere effettivamente le mie slide. Il corso di laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza ha una durata quinquennale e offre agli studenti iscritti al nostro corso di studi una solida e approfondita formazione giuridica superiore. I nostri laureati acquisiscono un'elevata preparazione in campo giuridico, che non si concreta solo nella conoscenza ovvia delle norme, degli istituti giuridici, ma si combina anche ad una piena capacità di analisi di problemi giuridici complessi e è funzionale anche all'acquisizione di abilità argomentative che sono imprescindibili in ambito legale. Ebbene, per quanto riguarda le prospettive occupazionali, come immagino sappiate, la laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza offre vari occupazionali, sia a livello locale, sia a livello nazionale, ma anche a livello internazionale. Vorrei sottolineare a questo proposito le prospettive internazionali, perché talvolta si ha la convinzione che lo studio del diritto sia unicamente focalizzato su una dimensione nazionale. In realtà il nostro corso di studi permette agli studenti di maturare una solida competenza anche in ambito europeo, comparato, internazionale, consentendo loro non solo di essere in grado di affrontare le problematiche giuridiche della globalizzazione e dell'integrazione dei mercati, ma consentendo loro anche, eventualmente, di spendere le proprie competenze all'estero. Ma passiamo in rassegna a quelle che sono le varie opportunità che una laurea in giurisprudenza offre. La laurea in giurisprudenza, come sapete, costituisce la porta d'ingresso alle professioni legali. È infatti il presupposto indispensabile per l'ammissione alla scuola di specializzazione per le professioni legali e vari tirocini professionali.
Con la laurea in giurisprudenza si può ambire a diventare magistrato o esercitare la professione di avvocato e la professione di notaio. Rispetto alle professioni legali, vorrei sottolineare l'ottima interazione che il nostro dipartimento ha con gli ordini professionali e il rapporto di costruttiva collaborazione con l'ordine degli avvocati di Verona, di Vicenza, di Mantova e ad esempio il Consiglio Notarile di Verona, che ci consente di offrire agli studenti meritevoli la possibilità di svolgere già durante l'ultimo anno del corso di studi i primi 6 mesi del tirocinio necessario per l'accesso alla professione forense e alla professione notarile. La laurea magistrale in giurisprudenza consente inoltre, come immagino sappiate, di accedere ai concorsi indetti alla pubblica amministrazione e volti a rivestire posizioni di elevata qualificazione. Nella slide trovate alcuni esempi di ruoli o funzioni ai quali è possibile avere accesso con una laurea in giurisprudenza. Ecco, vedete, sono evidentemente molte le funzioni e i ruoli a cui appunto potete aspirare, alle quali potete aspirare con la laurea in giurisprudenza. Per quanto concerne poi l'ambito europeo e internazionale, un laureato in giurisprudenza può ambire anche a rivestire ruoli di prestigio e di responsabilità presso istituzioni e agenzie europee. Può accedere alla carriera diplomatica e può trovare impiego presso organizzazioni internazionali governative e non governative. Per quanto concerne poi il settore privato, un laureato in giurisprudenza può essere assunto quale esperto o consulente legale da imprese nazionali o multinazionali, istituti bancari, assicurativi e da enti del terzo settore. A riguardo, vorrei segnalarvi la nostra ricettività rispetto ai bisogni che ci vengono rappresentati dal mondo imprenditoriale e la nostra attenzione rispetto alle specificità del tessuto economico-produttivo locale. Da qui il nostro interesse, ad esempio, per l'agroalimentare, per le nuove tecnologie, per il settore della moda e la forte apertura internazionale a cui il nostro dipartimento tende. Ora che abbiamo le idee un po' più chiare per quanto concerne le prospettive occupazionali, andiamo a vedere le performance del corso di studi in giurisprudenza per quanto concerne lo stato occupazionale dei nostri laureati. Ebbene, dai dati di Alma Laurea emerge un dato davvero molto positivo, che si aggiunge peraltro all'elevato tasso di gradimento, sono dati questi del 2018, l'ho preciso, l'elevato gradimento che i nostri laureati effettivamente ci attestano. Ebbene, guardate, la percentuale di scarto dei nostri laureati per quanto riguarda appunto lo stato di occupabilità è evidentemente superiore sia all'area geografica di riferimento sia alla media nazionale. Questa ottima performance è peraltro confermata anche dai dati ANVUR del 2020. Ancora una volta, come vedete, emerge uno scarto molto positivo per quanto riguarda i nostri laureati. Premesso ciò, andiamo a capire chi si può iscrivere al corso in giurisprudenza, al corso di laurea in giurisprudenza, in quale contesto si studia e cosa si studia. Beh, per quanto riguarda i requisiti di ammissione, si possono iscrivere al nostro corso di laurea gli studenti in possesso del diploma di scuola secondaria superiore o equipollente titolo straniero. Il corso di laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza è, ed questo è un elemento molto importante che vorrei sottolineare, è ad accesso libero. Per quanto concerne poi il contesto in cui si studia, consentitemi di sottolineare che il nostro corso di laurea in giurisprudenza è erogato da un dipartimento che è stato riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca come dipartimento di eccellenza per il quinquennio 2018-2022. Per quanto concerne i profili di interesse per i nostri potenziali studenti, vorrei sottolineare che nel contesto del progetto di eccellenza è stato istituito un centro di eccellenza per la ricerca su diritto, tecnologie e cambiamenti e un laboratorio di didattica innovativa, appunto IDEA. Quest'ultimo ha il compito di promuovere e implementare nuovi sistemi di didattica e di apprendimento delle discipline giuridiche, innovando le metodologie e l'utilizzo di strumenti tecnologicamente avanzati, favorendo l'internazionalizzazione e l'approccio interdisciplinare. In questa slide potete visionare l'elenco dei laboratori didattici che va a integrare la nostra offerta formativa a beneficio degli studenti. Ma arriviamo ora a descrivere sinteticamente il percorso formativo. Nei primi anni di corso, nei primi 2 anni di corso, si impartiscono le competenze di base, sia sotto il profilo nozionistico, sia sotto il profilo metodologico.
Nel successivo triennio lo studente ha la possibilità di personalizzare anche, ovviamente attraverso la scelta di alcune materie opzionali, il proprio percorso di studio. A questo fine lo studente può orientarsi sulla base di quattro diversi percorsi formativi suggeriti, ma può anche liberamente selezionare corsi di suo interesse attingendo da percorsi formativi diversi. Per quanto concerne la didattica, essa è in buona parte erogata frontalmente, ovviamente fino all'emergenza sanitaria che stiamo vivendo, tale erogazione si effettuava in presenza, attualmente si sta realizzando, peraltro senza particolari criticità, anche ovviamente online. Agli studenti, in ogni caso, è data ampia possibilità di essere coinvolti attivamente in cliniche legali, simulazioni processuali e laboratori tematici. Ciò consente loro di abituarsi alla risoluzione di problemi giuridici e di sviluppare adeguate capacità, come dicevamo prima, analitiche e argomentative. Del pari è fornita agli studenti la possibilità di attività di tirocinio e di stage, funzionali all'inserimento nel mondo del lavoro e all'acquisizione di abilità specifiche di interesse professionale. Adeguato spazio, inoltre, è fornito all'acquisizione di abilità informatiche e di competenze linguistiche. Peraltro, l'internazionalizzazione è un ambito strategico, non solo per il Dipartimento di Scienze Giuridiche, ma per l'Ateneo Veronese in generale. Ai nostri studenti è offerta la possibilità di frequentare corsi integralmente erogati in lingua, di interagire con visiting professor e di fruire di programmi di scambio e mobilità, come ad esempio il programma Erasmus. Bene, credo a questo punto di avervi trasmesso le informazioni essenziali circa il nostro corso di laurea magistrale Ciclo Unico in Giurisprudenza. Vi ringrazio per l'attenzione, auspico ovviamente di incontrarvi al più presto di persona nei locali della nostra bellissima sede e passo la parola alla dottoressa Veronica Moronese, che è una nostra brillante laureata e che vi racconterà la sua esperienza in relazione al corso di laurea magistrale Ciclo Unico in Giurisprudenza. Grazie e buona giornata. Grazie alla professoressa Ragno, grazie mille a tutto il Dipartimento di Scienze Giuridiche per avermi invitata qui oggi e buongiorno a tutti. E io sono qui appunto come testimonial del corso di laurea magistrale in giurisprudenza. E vi racconto più o meno com'è andata la mia storia, che un po' diverge dalle possibilità tradizionali offerte dal corso di laurea, o almeno quelle che nella visione comune possono essere le scelte più immediate nella visione collettiva di un neolaureato in giurisprudenza. Io mi sono iscritta al corso di laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza nel 2010, allora era ancora in vigore la suddivisione in curriculum, io scelsi allora il curriculum internazionale. E mi laureai nel 2015 con una tesi di ricerca sulla competenza dell'Unione Europea in materia aerospaziale. In questo modo ho voluto coniugare la mia passione per la legge con la mia passione per lo spazio, una passione che non è di immediata comprensione lavorativa e nemmeno di ricerca, dal momento che almeno quando io mi sono laureata in Italia, erano molto pochi i centri attivi per quanto riguarda la ricerca in campo giuridico aerospaziale. Erano talmente pochi e le possibilità talmente remote che effettivamente io, una volta laureata, ho intrapreso la pratica legale, in uno studio legale, attenendomi al percorso idealmente più idoneo a un neolaureato. Molto presto comunque mi sono resa conto che quella non era la mia strada, sebbene io, non sentendomi portata per l'avvocatura, non volessi rinnegare i miei studi, anzi volessi portarli avanti, ed è per questo che ho intrapreso la carriera di ricercatrice in ambito aerospaziale, con molta fatica, molto impegno, sono riuscita a portare le mie idee, la mia visione a livello internazionale e oggi sono, lead researcher per l'International Academy of Space Law di Mosca. Collaboro con lo Space Generation Advisory Council dell'AIA e sono responsabile della sezione Space Law per il Center for Near Space dell'Italian Institute for the Future e sono stata inserita tra le 30 donne mentor e inspiring model per le Nazioni Unite per quanto riguarda la tutela dei diritti umani nello spazio. Infine, l'anno scorso sono stata insignita con il premio Italia Giovane per il mio sforzo nei confronti della tutela dei diritti umani nello spazio.
a tempo perso, insomma, dal punto di vista più strettamente lavorativo, mi occupo di fare da advisor per un fondo di investimento che si occupa di aerospazio negli Stati Uniti. È un percorso che sembra assolutamente fuori dal comune. In realtà, il messaggio che io voglio trasmettere a chi si sta approcciando in questo momento agli studi di giurisprudenza è che anche se voi in questo momento della vostra vita magari avete le idee poco chiare sul percorso che volete fare e vi sembra che una laurea quinquennale possa essere un percorso lungo, magari più difficile di altri che potreste intraprendere, il mio consiglio è quello di non arrendervi, non abbattervi e cogliere tutte le possibilità che una laurea così completa come quella in giurisprudenza vi può dare, sia dal punto di vista di formazione strettamente giuridica che dal punto di vista di formazione mentale. Io sono entrata a giurisprudenza non sapendo assolutamente che cosa avrei voluto fare nella vita ed esercitandomi con l'elasticità mentale che mi ha dato l'affrontare tutti i casi, gli esami, tutte le tematiche che sono state affrontate in 5 anni di esperienza, ho potuto raggiungere quel livello di apertura mentale che mi ha consentito di coniugare la mia passione per lo spazio con la mia passione per la legge e farne una vera e propria professione. Questo è vero per la legge dello spazio, ma può essere vero per qualsiasi altro ambito. Io parlo per la mia esperienza, nel mio settore in questo momento si sta avendo una vera e propria rivoluzione. Gli accordi di Artemis che sono stati istituiti dagli Stati Uniti con le varie agenzie spaziali sono soltanto il punto di partenza di un settore che sarà in futuro importantissimo, che avrà bisogno di tantissime giovani menti brillanti, che saranno i professionisti del futuro, che porteranno l'Italia, l'Europa e il mondo intero ad avere una rivoluzione economica, sociale e diplomatica. Io vi auguro di trovare la vostra strada anche attraverso il percorso della laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza e di far valere le vostre idee sempre e comunque senza abbattervi, anche se il percorso può sembrare difficile, e fare di ogni ostacolo una vera e propria opportunità. Vi ringrazio e passo la Grazie, parola a grazie dottoressa Moronese. Grazie, è sempre bellissimo averla tra di noi. La sua storia, la storia dei suoi studi è sempre dà grande indicazione della versatilità del corso di studi. Questo è il primo messaggio che noi volevamo trasmettere a chi ci ascolta oggi. Il corso, la magistrale a ciclo unico, quindi ha una durata di 5 anni, è il corso che porta tradizionalmente verso le professioni tecnico-giuridiche come quella di avvocato, notaio e magistrato, però ha delle altre, apre spazi, non, a proposito di spazi, apre veramente una quantità alternative di professioni decisamente entusiasmanti. I percorsi di studi che noi attiviamo nel nostro dipartimento quest'anno vedono il corso base in scienze dei servizi giuridici che cambia i propri connotati e al corso di base di scienze dei servizi giuridici viene affiancata una laurea magistrale nuova di nuova attivazione. Poi al termine di questa carrellata passerei la parola alla Presidente del Collegio di Governance dell'Emergenza, la professoressa Giovanna Liguniana, per la presentazione dell'altra laurea magistrale nella classe delle scienze politiche. Mi prendo un secondo solo per dare delle indicazioni che ho scritto in chat. Per fare delle domande, vi chiederei di utilizzare la chat, quando con un messaggio aperto anche ai panelisti potete farlo. Quindi la chat trovate la parola chattare nella parte bassa del nostro video, quindi potete inserire una domanda. L'alternativa è alzare la mano e in coda alla nostra presentazione, quando vi faremo fare anche un giro virtuale della nostra sede, possiamo verificare se abbiamo il tempo sufficiente per rispondere a qualche domanda, ma l'avremo di sicuro. Passerei quindi la parola al professor Marco Peruzzi, gruppo di lavoro delle scienze giuridiche per l'innovazione trasformata. Marco? Grazie Laura e buongiorno a tutte e a tutti. Parto anch'io con la presentazione. Presenterò il corso triennale in servizi giuridici per l'innovazione. Ecco, quello che vorrei fare oggi con voi è dare, se non i numeri, almeno alcuni numeri e per questo vorrei partire da qui. 1 più 1 fa 3. Ecco,
L'obiettivo qui di questa slide non è quello di avvertire che lo studente triennalista poi avrà una matematica un po' distorta, diciamo. L'obiettivo è quello di evidenziare che il corso ha la durata di 3 anni ed è costruito in funzione di 2 specifiche finalità. Partiamo appunto con il numero 3. 3 sono gli anni del corso di studi in servizi giuridici per l'innovazione, quindi un corso che si presenta a partire dal prossimo anno in una veste completamente rinnovata, un nome nuovo, un piano didattico riformato. 3 anni e non 5 come la laurea magistrale che vi ha presentato poco fa Francesca, ma questo non vi tragga in inganno. Non è che la laurea triennale sia la versione abbreviata e semplificata della laurea in giurisprudenza. È un corso orientato a formare figure professionali distinte, diverse dalle professioni legali dell'avvocato, del magistrato e del notaio. Capito cosa non è, cerchiamo di capire cosa invece sia. Ecco, e a tal fine utilizzerò appunto il numero 2. 2 infatti sono le specifiche finalità di questo corso, quella di costituire un corso base da agganciare poi al biennio della nuova laurea magistrale in diritto e tecnologie per l'innovazione e la sostenibilità che vi presenterà poi il professor Troiano. Seconda finalità però anche quella di costituire un corso professionalizzante volto a formare operatori giuridici specializzati che possano inserirsi già dopo questi 3 anni di studi all'interno di un contesto lavorativo. Quale? Anzitutto quello delle aziende private, siano esse imprese e, novità anche della riforma, organizzazioni no profit. Per svolgere che cosa? Attività di gestione, ad esempio gestione delle risorse umane, gestione dei sistemi di salute e sicurezza sul lavoro in azienda, ma anche per svolgere eventualmente attività consulenziale. Uno dei classici sbocchi occupazionali di questa laurea è infatti il consulente del lavoro, e tanto che grazie a delle convenzioni che abbiamo con gli ordini di Verona, Vicenza e Mantova, è possibile anticipare il tirocinio da consulente del lavoro durante gli studi senza dover attendere appunto la laurea. Un altro contesto lavorativo in cui il laureato potrà inserirsi è quello della pubblica amministrazione. Potrà svolgere attività di funzionario con compiti nella gestione e controllo di progetti, contenziosi, gare pubbliche, procedimenti amministrativi, gestione delle risorse economiche, gestione dei rapporti con gli enti del territorio. Ecco, interessante sottolineare che una delle novità della riforma del corso è l'ampliamento dell'offerta formativa, un ampliamento che è finalizzato a consentire la maturazione di competenze che consentono anche l'inserimento del laureato nel comparto sicurezza, quindi accesso ai bandi per carabinieri, polizia, polizia penitenziaria, ma anche possibile inserimento nell'amministrazione giudiziaria, quindi accesso a bandi per operatori giudiziari e forensi. Proprio per questo il corso prevede ben 6 percorsi didattici chiamati a orientare lo studente nella costruzione delle proprie competenze in vista dello specifico sbocco a cui vuole tendere con questa laurea. Quindi vedete lavoro e consulenza, impresa e no profit, come vi dicevo, amministrazione e sicurezza con riguardo al comparto sicurezza di cui vi parlavo, gestione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche, operatore giudiziario forense, scienze giuridiche e prospettive internazionali, percorso che dovrebbe poi condurre, se uno vuole, al biennio successivo della laurea magistrale. Si tratta di percorsi, non di curricula, quindi si tratta di indicazioni di orientamento che servono per guidare lo studente all'interno del pacchetto degli insegnamenti a scelta e dei laboratori didattici. Ecco, la costruzione del percorso è supportata dalla presenza di docenti tutor, da specifiche iniziative di orientamento in itinere. È una costruzione che si consolida nel secondo, ma soprattutto nel terzo anno del corso ed è poi valorizzata in sede di esame di laurea. Chiaramente il percorso didattico si innesta su una solida area di preparazione giuridica comune che riguarda discipline di base di ambito sia privatistico sia pubblicistico,
una solida area di preparazione giuridica che è integrata anche dall'acquisizione di alcune competenze extra giuridiche comuni, economiche, informatiche, linguistiche e sociologiche. Ho parlato di laboratori didattici. Che cosa sono? Per spiegarlo, partirò nuovamente dal numero 2, perché 2 non sono soltanto le finalità del corso, ma anche i significati che assume la parola innovazione all'interno di questo corso di studi. Innovazione nel senso di riprogettazione degli studi giuridici di base, funzionale alle nuove sfide del mercato del lavoro, della globalizzazione, della digitalizzazione, ma anche innovazione dal punto di vista del metodo di insegnamento. Ciascun insegnamento sarà erogato non soltanto con le tradizionali lezioni frontali, ma anche con attività laboratoriali, attività che saranno volte a consolidare le competenze con tecniche e strategie didattiche innovative, interattive, lavori di gruppo, esercitazioni pratiche, scritture di atti, confronto diretto con professionisti, strategie costruite sfruttando tra l'altro le potenzialità offerte dagli strumenti digitali. Al di là di quello che sarà poi l'organizzazione della didattica il prossimo anno in ragione della pandemia e dell'emergenza, ciascun insegnamento sarà comunque erogato in modalità mista, garantendo la registrazione online delle lezioni per gli studenti lavoratori. Oltre agli insegnamenti di base e a scelta, ciascuno, come abbiamo visto, con il proprio laboratorio integrato, il corso prevede poi, sempre in nome dell'innovazione, ben 9 laboratori dedicati, da cui lo studente può attingere per sviluppare competenze giuridiche ulteriori, migliorare i propri soft skills, acquisire ulteriori competenze linguistiche, informatiche e statistiche. Si va appunto dal laboratorio di statistica di base, dal laboratorio dedicato all'informatica per la pubblica amministrazione, laboratorio di scrittura giuridica, sulla mediazione, sull'impresa sociale no profit, sulla contrattazione collettiva, sulla lingua inglese nella terminologia giuridica. Ecco, in questa prospettiva si conferma l'obbligatorietà dello stage, la possibilità di svolgere periodi di studio all'estero, la possibilità di seguire insegnamenti erogati in tutto in parte in lingua straniera, tra cui appunto anche un insegnamento dedicato al legal English. Termino questa carrellata di numeri con il numero 0. 0 test di ammissione. Il prossimo anno, come già lo scorso anno accademico, il corso sarà ad accesso libero. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Marco. Io intanto confermo a tutte le persone che ci stanno mandando delle domande che le sto raccogliendo in modo tale che ci prendiamo qualche minuto poi per rispondere insieme alle vostre domande senza interrompere, senza interrompere le presentazioni. Direttore, colleghi, ti colleghi il professor Troiano è contemporaneamente il direttore ma anche il referente del nuovo istituendo corso della laurea magistrale, quindi chiederei a lui di fare la presentazione. Grazie, direttore. Grazie a te Laura. Allora, il corso che adesso mi appresto a presentare con l'ausilio anch'io di alcune slide, provvedo, spero che si vedano, mi confermate, Sì. È un nuovo corso di laurea magistrale, quindi un biennio di studi che, come è già stato anticipato, segue a un percorso triennale che può essere, lo vedremo poi più precisamente nel dettaglio, anche la nostra laurea triennale che è stata appena adesso presentata in tutte le sue caratteristiche principali dal professor Peruzzi, dedicata ai servizi giuridici per l'innovazione e che, come vi è stato detto, è stata proprio quest'anno, in vista del prossimo anno accademico, riformata. Proprio al fine di renderla coerente, rendere quel percorso coerente con il possibile, eventuale, poi accesso al percorso del biennio successivo che stiamo creando. Come ha detto anche la professoressa Calafà, si tratta di una laurea nuova, ma anche di una laurea istituenda, nel senso che il percorso per l'istituzione è molto avanzato e si completerà nei prossimi mesi, e
noi già oggi la possiamo presentare perché confidiamo appunto nel fatto che a partire dal 1° ottobre, dal settembre di quest'anno, sarà appunto effettivamente accessibile a tutti coloro che avranno i requisiti per entrarvi. È una laurea magistrale, devo purtroppo credo interrompere la condivisione perché si è tutta sospesa, ecco sì, riprendi la condivisione, non so perché ho un problema con la condivisione del PowerPoint, riprovo di nuovo. Siamo in perfetto orario, possiamo prenderti ecco, il tempo, esatto. Perfetto, adesso si vede, mi si era bloccata. Dicevo, la nuova laurea magistrale che vi presento è anch'essa, come molte delle novità che avete appreso riguardare gli altri aspetti dell'offerta formativa del nostro Dipartimento, una delle ricadute principali del grande impegno che il nostro Dipartimento sta assumendo in questo quinquennio che va dal 2018 al 2022 per lo svolgimento di un grande progetto di eccellenza per il quale abbiamo ricevuto un importante finanziamento e che è intitolato Diritto, Cambiamenti e Tecnologie. Avrete visto che molte delle attività laboratoriali ma anche novità che riguardano i contenuti degli insegnamenti nel corso di laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza, come anche nella laurea triennale in servizi giuridici per l'innovazione, derivano proprio dalla sperimentazione che stiamo conducendo nell'ambito del Dipartimento di Eccellenza su, da un lato, temi di confine, temi che sono legati all'interrelazione sempre più complessa tra il diritto e le sfide della società contemporanea che riguardano prevalentemente l'avvento delle nuove tecnologie e il carattere pervasivo delle nuove tecnologie nella società moderna, ma anche i cambiamenti sempre più rapidi, repentini, che la nostra società sta vivendo, non ultimo anche quelli connessi all'emergenza epidemiologica che purtroppo stiamo vivendo. E dall'altro il rinnovamento che stiamo portando avanti del progetto di eccellenza riguarda anche le metodologie della didattica. E questi due aspetti, il rinnovamento dei temi della ricerca, sono affrontati nell'ambito del nuovo organismo che abbiamo creato, che è il Centro IUSTEC, Diritto, Tecnologie e Cambiamenti, per aspetti della ricerca, e per gli aspetti che riguardano la didattica innovativa, il laboratorio IDEA, che è stato citato poc'anzi. Ebbene, la laurea magistrale, la nuova laurea magistrale in diritto e tecnologie per l'innovazione e la sostenibilità intende portare a frutto quanto stiamo facendo nell'ambito del progetto di eccellenza, creando innanzitutto una possibilità di ulteriore avanzamento del percorso di studi di coloro che si siano laureati nell'ambito del percorso triennale in servizi giuridici per l'innovazione, consentendo loro quindi proseguire con una specializzazione che è allo stesso tempo tematica, perché riguarda in particolare le tre nuove dimensioni emergenti della società contemporanea che il titolo della laurea magistrale evoca, ovvero le tecnologie, l'innovazione e la sostenibilità, ma è anche una specializzazione nei metodi, perché l'idea che la laurea magistrale persegue, questa nuova laurea magistrale persegue, è quella di formare dei giuristi che siano che abbiano una forma mentis, una concezione moderna, in grado di mettere insieme queste diverse dimensioni e coniugarle evidentemente con la dimensione giuridica. È chiaro che il laureato che viene dalla laurea triennale in servizi giuridici per l'innovazione ha già avuto in quel contesto la possibilità di confrontarsi con questi temi e anche di esaminare le ricadute dal punto di vista della risposta del diritto delle nuove tecnologie. Qui, nella laurea magistrale nuova, questo approccio viene portato al suo compimento e ovviamente trasportato anche a un livello più avanzato di approfondimento
che è quello corrispondente a un percorso biennale di specializzazione. Gli sbocchi professionali, sicuramente vi starete chiedendo quali sono e in quali aspetti si differenziano dagli sbocchi professionali degli altri corsi di laurea che il nostro dipartimento offre. Ebbene, il giudizio dell'innovazione e della sostenibilità svolge attività essenzialmente di due tipi, ma tutte riconducibili a un ambito che potremmo definire non giudiziale o diverso dal normale ambito in cui si trovano a lavorare i laureati della laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza, ovvero ambiti diversi da quelli propri delle tradizionali professioni legali, quelle di avvocato, di notaio e di magistrato. La laurea magistrale di cui qui parliamo, questo biennio in diritto e tecnologie, non prepara alle tradizionali professioni legali. Prepara infatti a una figura di giurista nuovo, abbiamo voluto chiamarlo, o si suole spesso chiamarlo, giurista 4.0, che forte della capacità di mettere insieme le tre dimensioni che ho sopra ricordato, tecnologie, innovazione e sostenibilità, sia capace di portare nelle aziende, nelle imprese, ma anche nelle amministrazioni pubbliche e private, come anche in altri soggetti, enti no profit, delle competenze in termini di consulenza, competenze anche gestionali, competenze organizzative, con particolare riferimento ai profili giuridici, ma allo stesso tempo di coniugare queste competenze con competenze specifiche che sono tratte da altre discipline non giuridiche. Principalmente le discipline informatiche, le discipline economico-gestionali e quelle relative all'analisi dei dati, ad esempio sotto il profilo statistico. Quindi è un giurista che lavora nelle imprese, nelle istituzioni, nelle amministrazioni, ovviamente a livelli di responsabilità che sono corrispondenti al grado avanzato di specializzazione che ha raggiunto, quindi attività lavorative di tipo dirigenziale. Oppure anche un giurista che non è all'interno dell'impresa, dell'azienda, dell'amministrazione o dell'ente, ma che presta attività di consulenza o gestionale dall'esterno a quell'impresa, a quell'ente. Quindi un esperto legale non interno, ma esterno, che però conosce le realtà delle imprese e delle istituzioni. E si è in grado quindi di offrire servizi avanzati di compliance sotto tutti i profili giuridici che intersecano le tre dimensioni che vi ho più volte evocato. E, ovviamente, fra i sbocchi professionali, anche se è meno importante dal punto di vista quantitativo, vi è la possibilità di proseguire il percorso di studi con ulteriori forme di specializzazione, quali master di secondo livello e corsi di dottorato. Molto importante è però avere chiaro come si accede e soprattutto quali sono i requisiti che sono richiesti per accedere alla nuova laurea magistrale. Ebbene, la nuova magistrale richiede una laurea triennale e precisamente una delle lauree che qui vedete indicate, oppure quindi una laurea triennale, oppure anche un percorso, come può essere il percorso a ciclo unico in giurisprudenza, per chi volesse, dopo quel percorso, intraprendere un percorso di specializzazione ulteriore sulle tematiche delle tecnologie e dell'innovazione sostenibile. Il primo delle classi di laurea che viene in considerazione è proprio quella delle scienze giuridiche, la classe L14. Poi appunto ho ricordato la classe della laurea magistrale in giurisprudenza. Fra le altre classi triennali che qui si possono ricordare, vi sono quelle di scienze dell'economia e della gestione aziendale, di scienze economiche, di scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione, di scienze politiche e delle relazioni internazionali e anche di servizio sociale. A queste si aggiungono anche le lauree in scienze della comunicazione, L20, e in lingue e culture moderne.
e comunque la possibilità anche per studenti che provengono da altre classi di laurea, ad alcune condizioni, di accedere a questo percorso biennale di studi, ma appunto ad alcune condizioni, cioè in particolare devono avere 30 CFU, una serie di settori, ius e non ius, che, cioè giuridici o non giuridici, che sono evidentemente considerati per il nuovo biennio, per l'accesso al nuovo biennio, degli insegnamenti di base, delle competenze di base necessarie per l'accesso. E ovviamente, essendo trovandosi lo studente in questo caso nella necessità di confrontarsi anche con una dimensione internazionale delle tecnologie, una dimensione che è intrinseca nella diffusione pervasiva e onnipresente delle nuove tecnologie nella società e nell'economia, è necessario anche una predisposizione, anche linguistica, all'apertura internazionale, che richiede una conoscenza di livello almeno B1 della lingua inglese. Il percorso formativo, che adesso passerò rapidamente a presentare, è articolato in un primo anno comune, quindi un percorso formativo comune che si compone di quattro insegnamenti di base integrati che coniugano le competenze giuridiche e le competenze extragiuridiche. Non abbiamo voluto creare compartimenti stagni. Tutta l'idea alla base, la concezione che è alla base di questa proposta formativa nuova, è il superamento degli steccati fra le discipline, ma anche fra le aree, quindi fra area giuridica e aree extragiuridiche. Sono quindi insegnamenti interdisciplinari e multidisciplinari. Quattro insegnamenti che offrono allo studente la possibilità di approfondire quelle tre dimensioni, di metterle insieme con la dimensione giuridica. Diritto e nuove tecnologie, articolato in un diritto privato e un diritto costituzionale delle nuove tecnologie. Nuove tecnologie e gestione dei dati, dove, come vedete, il confronto con competenze non giuridiche è al centro, informatica da un lato e anche competenze relative all'impiego degli strumenti della statistica. Ambiente e sostenibilità, dove qui dove trovate insieme coniugate prospettive che riguardano le catene del lavoro, del valore nel lavoro, nel rapporto di lavoro, e anche aspetti di disciplina del diritto dell'ambiente. E ancora diritto, economia e sviluppo sostenibile, in cui si combinano insieme la prospettiva strettamente giuridica del settore agroambientale e agroalimentare con la prospettiva dell'analisi economica. Dicevo sostenibilità, l'ho richiamata ed è stata richiamata anche nel titolo volutamente. È un concetto di sostenibilità che va inteso in termini molto ampi, ovvero riferita allo sviluppo economico, allo sviluppo sociale, ma anche allo sviluppo culturale, alla sostenibilità ambientale, quindi è una declinazione ad ampio spettro di un concetto che si ritrova in molti degli insegnamenti che sono offerti, poi vedremo anche al secondo anno. Infine il primo anno si completa con un insegnamento a scelta in cui lo studente si confronta con la dimensione internazionale di questi fenomeni, la scelta fra diritto commerciale transnazionale e diritto comparato della globalizzazione, e poi l'insegnamento di Legal English, che come ricorderete è presente anche nei servizi giuridici per l'innovazione, qui ovviamente a un livello diverso di competenza linguistica. Il percorso formativo si completa poi al secondo anno con tre curricula in senso tecnico, percorsi curricolari distinti, che offrono nel loro complesso un'amplissima scelta allo studente, scelta di specializzazione. Sono tre: strategie per l'internazionalizzazione dei mercati, diritto e tecnologie per imprese, enti ed istituzioni pubbliche e private, e poi un curriculum che ha una doppia denominazione in lingua inglese e in lingua italiana, Food, Fashion and Cultural Heritage, alimentazione, moda e patrimonio culturale, che è questo dei tre, un curriculum il cui secondo anno è integralmente in lingua inglese. Quindi lo studente
che abbia di suo o abbia acquisito competenze linguistiche avanzate nella lingua inglese avrà la possibilità di specializzarsi con insegnamenti in lingua che sono dedicati a questi tre settori trainanti non solo del nostro territorio, ma davvero dell'economia contemporanea, che sono l'alimentazione, la moda e il patrimonio culturale. Non passerò in rassegna tutti gli insegnamenti che sono molto numerosi, mi limito a ricordare che vi sono la scelta dello studente fra sei insegnamenti nel secondo anno, a cui si aggiunge poi il tirocinio. E l'aspetto del tirocinio va sottolineato con grande attenzione perché lo stage è, come lo è nel triennio che precede questo percorso, un elemento essenziale, centrale della formazione dello studente. In quanto la formazione completa a tutto campo, che come negli auspici vorremmo portare ai nostri laureati, non può prescindere evidentemente dal rapporto e dal contatto con le realtà in cui lo studente poi si inserirà o con le quali il laureato si inserirà o con i quali lavorerà come esperto, come dicevamo prima, dall'esterno, ovvero appunto le imprese e le istituzioni. E questo sarà reso possibile attraverso un patto che noi abbiamo con tutti i cosiddetti stakeholders, cioè i soggetti esterni, prevalentemente imprese ed istituzioni, che hanno dichiarato il loro interesse per questa laurea e che hanno manifestato la loro disponibilità ad accogliere gli studenti per percorsi di tirocinio. Sono molti e molto qualificati. Infine, la didattica innovativa, che è anch'essa una cifra del corso di laurea magistrale biennale, come lo è per gli altri percorsi che compongono l'offerta formativa del Dipartimento. In questo caso, la didattica innovativa si articola in tre prospettive differenti, ma tra loro collegate. La prima, anche questo, è un corso in cui è presente un elemento misto di erogazione della didattica. In particolare, la didattica è in presenza, ma per una parte anche a distanza, precisamente in ciascun insegnamento, sia nel primo anno sia nel secondo anno, almeno un credito, cioè 6 ore sono erogate a distanza, come in streaming, oppure come stiamo facendo noi oggi, oppure in modalità registrata, a scelta del docente sulla base di quanto sia più utile in relazione a quelli che sono gli obiettivi formativi del corso. Poi sono previste, sempre nell'ambito dell'innovazione didattica, tutta una serie di attività che completano i corsi, attività di tipo laboratoriale, laboratori interdisciplinari e multidisciplinari, ma anche attività specifiche e dedicate come di tipo esercitativo, come le esercitazioni cliniche in-house, forme di apprendimento cooperativo attraverso il problem-based learning, oppure le cosiddette flipped classrooms, che probabilmente qualcuno tra voi ben conosce già e che arricchiscono dal punto di vista metodologico il tipo di insegnamento che viene offerto allo studente. Vi ringrazio, naturalmente siamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. Grazie direttore. Io intanto ho raccolto, prima di passare a Giovanna la parola per la presentazione del corso della laurea magistrale in governance dell'emergenza, vorrei fare tre precisazioni che ho raccolto dalla chat che sono importanti e vanno chiarite subito. Noi già dall'anno accademico 2020-2021 abbiamo derogato all'accesso programmato, quindi l'accesso ai corsi di studio è libero. È stata fatta una scelta specifica, è una, stata fatta una scelta precisa di accesso libero. È accesso libero il triennio, è accesso libero la laurea magistrale a ciclo unico. Questo è importante dirvelo perché anche nel momento di gestione della pandemia era veramente molto complicato sia la gestione dei test che la gestione degli accessi. Quindi questa è una delle prime note che deve essere chiara e deve essere chiarita a tutti. La seconda nota e il secondo chiarimento che è valido per tutto quello che vi stiamo presentando
raccontando oggi è che i corsi di giurisprudenza del Dipartimento nessuno è a frequenza obbligatoria. I corsi di studio sono tutti a frequenza libera. Quello che noi stiamo cercando di fare è di agevolare, mediante la costruzione di percorsi dedicati, l'innesto dell'innovazione didattica e della didattica digitale, che diventino parte del patrimonio comune di chi lavora e di chi frequenta le aule universitarie. Con un'ulteriore precisazione, l'ho preciso in particolare integrando quello che ha già detto Marco, abbiamo un progetto dedicato agli studenti lavoratori. C'era uno studente o comunque un lavoratore della provincia di Trento che ha fatto una domanda. Per tutti coloro che si iscrivono al percorso del 3 più 2, abbiamo offerto un percorso dedicato di didattica a distanza. Significa di lezioni registrate che possono essere seguite nel momento in cui lo studente può e riesce. Quindi è un'opportunità che ovviamente passa attraverso un'indicazione che chiederemo nel momento dell'iscrizione. Stiamo parlando però a tutti quelli che sono presenti ovviamente di un sistema di didattica che seguirà la fase attuale nel periodo pandemico, dove sapete abbiamo tutto un sistema diverso, ma lo è anche nella scuola superiore, quindi per voi non è una sorpresa, in cui ci stiamo adattando tutti a gestire con modalità a distanza la gestione di questa, affrontare insieme la pandemia con una modalità didattica che si chiama duale, cioè in aula e a distanza. Nel prossimo futuro il Dipartimento incentiverà formule adeguate e a partire la nostra prima sperimentazione è sui servizi giuridici per l'innovazione. Volevo rassicurare, la base del corso di studio è la L14, quindi è la medesima. Sono cambiati alcuni percorsi della fase finale per ampliare il numero di sbocchi occupazionali ed è stato modificato il primo anno con una serie di scelte per favorire un miglior accesso alla una fase di transizione dalla scuola superiore all'università nel primo anno. Quindi noi abbiamo lavorato in questo modo. Lo stesso vale per una didattica digitale applicata al corso di studio, l'LM. Alla laurea magistrale vorrei rassicurare i nostri studenti del triennio in corso, in questo periodo, il titolo di studio triennale consentirà l'accesso alla laurea magistrale, quindi il percorso è 3 più 2. Per diventare avvocato bisogna seguire invece il percorso dedicato della magistrale a ciclo unico. È per semplificare e per passare poi la parola a Giovanna Lignana, referente presidente del Collegio di Governance dell'Emergenza, poi torniamo sulle altre vostre domande che ho lasciato in sospeso. Grazie Giovanna. Simo, grazie, cercherò di essere abbastanza breve e di spiegarvi in poco, scusatemi che condivido lo schermo, eccomi qua, per mostrarvi e per presentarvi questa laurea che è, diciamo, l'ultimo tassello dell'offerta formativa di questo Dipartimento di Scienze Giuridiche. Governance dell'emergenza è, scusatemi un attimo, eccoci qua. Governance dell'emergenza è, come vedete qui, una classe di laurea che dal numero che vedete indicato è in scienze politiche. È una laurea magistrale biennale che fa un po' da complemento all'altra laurea magistrale che vi ha appena presentato il professor Troiano, che è maggiormente rivolta come offerta formativa e come formazione delle figure professionali al mercato e all'impresa. Governance dell'emergenza invece è più orientata alle situazioni emergenziali che vengono gestite tipicamente nel terzo settore. Quindi è una laurea complementare, se vogliamo, una laurea magistrale complementare a quella appena presentata dal professor Troiano, alla nuova laurea di scienze giuridiche. Qual è l'obiettivo formativo di governance dell'emergenza? Questo corso di laurea tende a formare, vorrebbe formare
dei soggetti che sono esperti nella gestione dei fenomeni emergenziali. È questo un corso che viene definito tecnicamente come un corso di nicchia, cioè governance dell'emergenza è rivolto a quei laureati triennali che sono particolarmente interessati a formarsi con una cultura dell'emergenza. Cosa vuol dire questo? Vuol dire governance dell'emergenza è una laurea in scienze sociali, cioè vuole formare dei soggetti attraverso un percorso interdisciplinare che non hanno una competenza tecnica come il geologo, l'esperto ambientale, eccetera, ma che affrontano le emergenze secondo la prospettiva sociale. Quali sono i tre filoni principali di cui si occupa questo corso di laurea? Sono i fenomeni migratori, la protezione civile e gli interventi negli stati di crisi internazionali, quindi nelle aree di crisi all'estero. Questo corso di laurea è stato istituito ormai 5 anni fa in convenzione con l'Aeronautica Militare, di cui appunto noi siamo partner e che ci offre molto spesso molti punti di appoggio, anche poi vedremo per gli stage. Questa laurea, come tutte le lauree in scienze politiche, è una laurea interdisciplinare. Ha un percorso fatto su 2 anni che comporta una serie di materie che ora fra poco vi mostrerò, che vengono però tutte coordinate per dare un'immagine, una visione a tutto tondo, quindi non solamente giuridica ma anche sociologica, psicologica, antropologica, filosofica, dei fenomeni emergenziali. L'offerta formativa, e questa è una particolarità di questo corso, è strutturata per la maggior parte su insegnamenti a scelta, cioè alternativi, in cui lo studente può scegliersi un percorso che può essere variato a seconda dei propri interessi e delle proprie esigenze. Qui vi faccio vedere in questa slide brevemente le materie che si affrontano, che compongono questo corso attraverso esami in alternativa: economia pubblica, vedete, geografia, supply chain risk management, diritto internazionale, diritto pubblico comparato, sociologia, filosofia politica, public management. Il secondo anno invece è più giuridico, vedete, diritto privato, costituzionale, del lavoro, penale, eccetera, eccetera. Queste che io vi mostro qui sono materie, perché poi se voi andate a vedere il piano di studi vedrete che ciascuna di queste materie è declinata specificamente, cioè il nome dell'insegnamento è declinato specificamente verso una tipologia, una o più tipologie delle emergenze che si vanno ad affrontare. Stage. Questo è un corso di laurea biennale, quindi ha lo stage, e anzi in questo settore noi ci teniamo molto a che per gli studenti lo stage sia effettivamente un'esperienza formativa sul campo. Abbiamo anche qui, al pari di quanto vi diceva prima il professor Troiano, tutta una serie di contatti che ci consentono, primo fra tutti la base militare di Villafranca, che è una base logistica e di supporto in tutte le situazioni di emergenza. Abbiamo una serie di contatti che ci permettono di indirizzare lo studente verso le esperienze formative che possono essere più qualificanti, più più utili per farlo poi accedere al mondo del lavoro. Quindi noi abbiamo come interlocutori enti non profit, amministrazioni pubbliche, questa è sempre una laurea in scienze politiche, quindi consente l'accesso anche ai concorsi pubblici, e le organizzazioni internazionali, utilizzando anche
tutti i canali di internazionalizzazione e di mobilità per internazionale degli studenti di cui dispone l'Ateneo per tutti i suoi studenti. Sbocchi professionali. Gli sbocchi professionali, come in tutte le lauree che fanno parte della classe delle scienze politiche, non sono mai ben definiti, come può essere lo sbocco professionale di una laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza che porta a una professione definita, avvocato, notaio, magistrato. Qui gli sbocchi professionali sono più soft, diciamo, non hanno una definizione precisa, ma prendendo proprio da quello che il Ministero indica per le lauree, per gli sbocchi professionali delle lauree in scienze politiche, noi indichiamo funzionari per le amministrazioni pubbliche e specializzati nella gestione delle emergenze, consulenti esperti per le assemblee e istituzioni politiche nazionali e internazionali, consulenti ed esperti per le organizzazioni non governative. Quindi sono tutto quello che può essere, che può comporre il terzo settore, può costituire uno sbocco professionale per i laureati in governance dell'emergenza. Accesso al corso. Il corso non richiede una laurea triennale specifica, ma richiede però l'acquisizione di un certo numero di crediti in materie specifiche. Quindi, come vedete, per accedere a governance dell'emergenza, il laureato deve aver conseguito 60 CFU, almeno 60 crediti, indistintamente, cioè complessivamente, in questi settori disciplinari, quindi diritto, economia, statistica, sociologia, geografia, storia, grosso modo. Questo mi serve anche per specificare che i laureati triennali del nostro Dipartimento di Scienze dei Servizi Giuridici e Scienze dei Servizi Giuridici per l'Innovazione hanno sicuramente il numero di crediti che consente l'accesso anche a governance dell'emergenza per chi voglia seguire questo tipo di percorso. Però non solo, li avrà sicuramente anche il laureato triennale in economia, il laureato triennale in scienze politiche, relazioni internazionali, sociologia e così via. Per entrare anche qui come laurea magistrale, lo studente deve avere almeno un livello B1 di una lingua straniera, e approfitto di questa occasione per dirvi che prima di laurearvi, in questo corso di laurea si dovrà acquisire un livello B2 nella lingua straniera. D'altra parte, oramai in questo settore, soprattutto per chi voglia poi proiettarsi verso un percorso lavorativo internazionale, la competenza linguistica è proprio richiesta dal punto di vista ministeriale, quindi il livello B2 prima di laurearsi è richiesto proprio dal Ministero per questa laurea. Benissimo, io credo di aver finito, di avervi presentato brevemente. Grazie Giovanna, grazie davvero Giovanna per la presentazione. È ovvio che stiamo parlando di una laurea magistrale, quindi per accedere a una laurea magistrale serve una laurea triennale. Di conseguenza il ragionamento si sposta ed è diverso rispetto all'accesso libero, perché stiamo parlando di lauree di completamento rispetto a un percorso triennale. Se siete d'accordo, e sono d'accordo anche i colleghi, io farei una carrellata veloce delle risposte, rinviando però per ogni altra informazione, voi entrate nel sito del Dipartimento di Scienze Giuridiche, trovate i nostri nomi, potete scriverci delle mail, potete chiedere contatti e noi vi risponderemo. Tenete sempre in considerazione che ci sarà oltre a questa iniziativa anche su ulteriori iniziative alle quali possiamo partecipare insieme di presentazione. Vado molto velocemente sulle domande che sono state formulate in modo tale da poter rispondere a tutti, chiedendo eventualmente supporto ai colleghi per quelle specifiche.
Come vi dicevo, il corso di laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza è un corso di studio si chiama corso di studio tradizionale. La nuova laurea magistrale in scienze giuridiche è un corso che si terrà con modalità mista, cioè alla didattica in aula viene integrata una didattica che è anche gestita a distanza. In particolare saranno a distanza una parte dei singoli insegnamenti che verranno appunto nel piano didattico poi spiegati specificamente. Insieme ai servizi giuridici per l'innovazione, il triennio, la laurea magistrale nuova prevede anche un progetto dedicato ai lavoratori studenti. Stiamo lavorando anche ad un elenco di situazioni per le quali si può accedere a questa modalità di registrazioni delle lezioni, proprio perché è il primo accesso è sicuramente per il lavoratore studente. Stiamo lavorando anche ad ulteriori condizioni per poter accedere, o mi immagino, carichi di cura o questioni, ad esempio, relative alla salute. Questa è una prima risposta alle vostre domande. Scienze giuridiche, il corso di studio in scienze giuridiche è un corso di studio magistrale. Quindi è un corso di 2 anni che si aggiunge ad un triennio. Di conseguenza la scelta per chi vuole fare le professioni, per chi vuole svolgere professioni in futuro, professioni tradizionali di notaio, avvocato o giudice, anche in prospettive internazionali, anche in prospettive con studi internazionali internazionalizzati, deve iscriversi alla magistrale a ciclo unico. Tenete in considerazione che è chiaro per tutti, e deve essere chiaro, che chi si iscrive alla laurea magistrale non ha il titolo per diventare magistrato, notaio o avvocato. Questa è la differenza fondamentale. Potrà accedere alle organizzazioni internazionali, fare concorsi per settori dirigenziali, potrà accedere a imprese private, pubbliche, mediante concorso, però non potrà svolgere le professioni legali tradizionali. Questa è la grande differenza. I due percorsi, infatti, sono notevolmente diversi. Questa precisazione è una precisazione importante, quindi vi direi: tenete in considerazione che il legale d'impresa è un modo atecnico per dire che ci sono persone che con il percorso 3 più 2 possono svolgere attività di supporto legale alle imprese, ma che per svolgere il ruolo di avvocato all'interno del foro devono avere la laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza. Questo mi serve per chiarire i vostri dubbi in modo tale da orientarvi, aggiungendo che se ne avete altri scrivete una mail. Tenete in considerazione, per quanto riguarda le modalità di accesso, ribadisco, non è previsto un test, ma sono previsti gli OFA e le verifiche dei test dei saperi in accesso, che vengono annualmente determinati nel momento dell'iscrizione. Eventualmente vengono recuperati i cosiddetti saperi minimi, concorsi dedicati, come stiamo facendo anche quest'anno. Tenete in considerazione per quanto riguarda i corsi in lingua inglese. La lingua inglese, i nostri corsi sono corsi di studio, non sono tutte offerte formative in lingua inglese, però ci sono delle formule ibride. Che cosa vuol dire? Vuol dire che nella LM nuova il percorso di studio può essere trasformato tutto in lingua inglese, un primo anno di lingue in italiano, un secondo anno eventualmente curricolare in lingua inglese, ma chiedendo si possono sostenere gli esami e trattare anche le materie indicate in lingua inglese. Per quanto riguarda la magistrale a ciclo unico, passo la parola a Francesca Ragno rispetto agli insegnamenti in lingua inglese, perché una parte dei corsi degli insegnamenti sono già erogati in lingua inglese. Sì, ovviamente rispondo a una domanda che ho visto in chat. Si tratta di un corso di studi che è offerto in lingua italiana, però in lingua italiana. Certamente per gli studenti di scegliere tra i numerosi insegnamenti che sono attualmente offerti in lingua inglese e quindi di orientare, diciamo, il proprio percorso formativo proprio in chiave di internazionalizzazione. Questo naturalmente però è un'opzione che è rimessa agli studenti, non viene assolutamente imposta. Abbiamo anche delle esperienze molto interessanti, abbiamo delle MOOC competition che vengono interamente offerte in lingua inglese, partecipiamo ad esempio alla Wismut a Vienna, partecipiamo alla Jessup competition, sono tutte competition che si svolgono in lingua inglese e formiamo delle squadre che sono in grado di partecipare che lo,
un'istituzione di questo livello, però è una scelta ovviamente che viene rimessa agli studenti. Quindi la risposta è: non ci sono obblighi, è un'opportunità. Tenete poi in considerazione l'ulteriore precisazione, l'ulteriore domanda che ci avete fatto: il corso di la laurea magistrale l'abbiamo costruita esattamente come completamento del percorso triennale dell'L14 che noi già avevamo, al quale non abbiamo cambiato solo il nome, ma abbiamo modificato il piano di studi per renderlo intanto più flessibile nel primo anno di insegnamento e più professionalizzante rispetto all'ultimo anno, che è il corso, che è la parte degli insegnamenti a scelta del terzo anno di corso. Aggiungo, rispetto alle domande che avete già fatto, quella sull'obbligo di frequenza, entrambi vi ho già detto, non c'è obbligo di frequenza in nessun corso di studio. Per quanto riguarda i tre anni corso di studio scienze in servizi giuridici, è possibile accedere al quarto o quinto anno in giurisprudenza. È un percorso che noi non consigliamo, perché è un percorso che trasferisce lo studente in un contesto diverso, di sbocchi occupazionali diversi, per cui il percorso ideale è il 3 più il 2. L'eventuale passaggio dal 3 alla magistrale a ciclo unico non è un passaggio che è automatico, rende necessario una serie di delibere che vengono assunte, cui noi vi possiamo accompagnare, perché è chiaro che si può cambiare idea e decidere a un certo punto che si vuole fare il magistrato. Questo però è un percorso che viene accompagnato caso per caso, quindi non posso darvi una risposta generale rispetto a questa domanda. Ancora la domanda è sulla frequenza e sull'accesso, vi ho già risposto. Il corso di studio in scienze dei servizi giuridici può, una volta laureato, passare alla laurea magistrale. Tenete in considerazione il passaggio, scusate, c'è un'altra questione, l'accesso alla laurea, ecco, ve l'ho già data rispetto a giurisprudenza, quindi tenete in considerazione questo passaggio. Ci sono davvero tantissime domande, ci fa molto piacere che ci sia molto interesse per la nostra offerta formativa. È possibile, non capisco bene cosa significa concludere gli studi di servizi giuridici già dopo il triennio. I servizi giuridici è il triennio. Allora, servizi giuridici per l'innovazione è il 3 e scienze giuridiche è il 2. Quindi per accedere al 2 bisogna aver concluso il 3. Quello che si può fare, c'è un'iscrizione sottoposta a condizione, ovviamente per il conseguimento della laurea, per il periodo tale che consente allo studente di transitare da un corso di studio all'altro, ma bisogna essere laureati. Tenete in considerazione, per fare l'avvocato deve necessariamente fare la laurea magistrale a ciclo unico, su questo non ci sono dubbi, mi raccomando, deve essere chiaro a tutti, la scelta va ponderata. Grazie, fatemi vedere. Il corso di studio e servizi giuridici per l'innovazione mantiene la struttura del corso precedente, ma ha un cambiamento di contenuti. Per cui entro qualche settimana noi riusciremo a pubblicarvi anche il piano di studi, che adesso non è pubblicabile perché è sottoposto ad un ventaglio di verifiche da parte del Ministero. Metodologie di iscrizione. Ad un certo punto nel corso dell'anno, verso la primavera inoltrata, inizio dell'estate, compaiono le comunicazioni sull'apertura delle iscrizioni. Quelle trovate su quei siti dedicati, ma non nel Dipartimento, nell'Ateneo, troverete tutte le istruzioni per immatricolarvi, immatricolandovi anche online, che è la formula che oggi è seguita. La questione della verifica gli apprendimenti sul problem-based learning sono il lavoro che stiamo cercando di svolgere, non è più su una didattica meramente teorica ma di una didattica di tipo esperienziale, cioè significa partire dalla discussione dei casi, affrontare situazioni e risolverle, quindi cambiare il paradigma della didattica. È molto interessante, ci sono tanti strumenti, in particolare le cliniche è uno di quegli strumenti, ma ce ne sono molti altri su cui noi stiamo innovando in maniera molto incisiva la nostra didattica giuridica. La documentazione richiesta adesso non riesco a dirvelo perché io non sono, però troverete tutto sul sito. Ecco, per quanto riguarda gli OFA, ribadisco che troverete, ci saranno i test di non nei test d'ingresso, ma ci sarà gli OFA da recuperare laddove sia necessario.
la didattica a distanza, ci sono delle categorie di persone che possono partecipare a regime. Adesso ovviamente stiamo tutti lavorando con una didattica a distanza. Per quanto riguarda l'attestato di partecipazione, vi chiederei vi manderemo delle informazioni dedicate, non so qual è la modalità per ottenere l'attestato di partecipazione. Nel privato ci sono possibilità di occupazione nel settore privato per governance dell'emergenza, Giovanna? Direi tecnicamente di sì, per tutta la gestione eventualmente dell'emergenza. Allora, bisogna vedere che cosa si intende per il privato. Se è l'impresa, sconsiglio di addentrarsi in governance dell'emergenza e direi di prendere l'altra laurea magistrale. Ok. Governance dell'emergenza non è strutturata, non dà le conoscenze per poter operare nella gestione del rischio di un'impresa, ok? È rivolta al terzo settore, quindi non dico che è una laurea esclusivamente pubblica, nella misura in cui il terzo settore è composto da soggetti privati, può essere utilizzata. L'associazionismo, cioè voglio dire, ad esempio, l'associazionismo, le associazioni che sono regolate al diritto privato possono essere che si occupano della gestione dell'emergenza. Sì, però l'impresa direi di no. Ok, ma è una logica diversa. Per quanto riguarda, ti chiedo questa precisazione di questa persona che chiede per i livelli di inglese, se ci puoi guardare tu, Giovanna, perché riguarda governance dell'emergenza sul B1 e il B2. Allora, si entra con il livello B1, chi ha la laurea triennale in genere ha già un'idoneità linguistica che noi equipariamo al livello B1, se ha fatto un'idoneità linguistica in genere c'è quasi in tutte le lauree triennali. Prima di laurearsi dovrà raggiungere il livello B2 o nella stessa lingua o anche di altra lingua. Grazie. Però deve esserci un B2. Esatto, poi così intanto rispondiamo anche alla studentessa che ci chiede la laurea in servizi giuridici per l'innovazione può portare alla laurea in governance? Sì, certo, il 3 così. Più 2 può essere servizi giuridici più laurea magistrale in scienze giuridiche o laurea magistrale in governance dell'emergenza. Esatto. Varia in ragione delle scelte che vengono effettuate dai singoli. Le immatricolazioni cominciano di solito in primavera inoltrata, quindi esatto, hanno risposto le colleghe, eccolo qui, 15 luglio di norma, grazie, si figura, basta, vi direi che abbiamo risposto a tutte le domande, se abbiamo largamente sforato i tempi, quindi non possiamo, abbiamo, alla prossima occasione vi faremo vedere il video di presentazione del nostro dipartimento. Grazie a tutti per la partecipazione. Grazie a te.